Sì, va bene tutto, Giorgina, ma non ti sembra un po' eccessivo esserti presentata così in trasmissione, insomma? Così come? Non lo so, sembri il dottor Spock. Aspetta, lunga vita e prosperità. Sì. No, non c'entra niente, acqua. Quindi sei un elfo, ti sei intrippata con l'Hobbit. Ma no, ma non vedi che sono graziose orecchie da demonietta? Perché ho paura di sapere il perché? Perché? No, perché? Perché adesso è l'angolo cosplay, quindi parleremo di... Disgaea Dimension 2, nuovo RPG per PlayStation 3. Occhi ai personaggi che vi illustriamo in questo nostro speciale. Il prossimo 20 marzo è la data ufficiale giapponese per l'uscita dell'RPG per PlayStation 3 Disgaea Dimension 2, il sequel ufficiale del primo Disgaea, ambientato diversi anni dopo il finale buono. Il protagonista sarà nuovamente Laarl, lo stesso del titolo originale, e ritroveremo con lui anche la diavoletta Etna e l'angelica Flon. L'incipit vede Laarl succedere al trono e venire incoronato quindi signore delle terre di Netherworld, alle prese con la fazione dei demoni capeggiata da Re Krzyzewski, che tenta di spodestarlo in ogni modo. Ad aggravare la situazione sarà l'improvvisa comparsa e moltiplicazione dei fiori celesti, che stanno cambiando l'atmosfera di Netherworld, vista dai demoni ostili come un atto di aggressione da parte degli angeli in rappresaglia per gli eventi verificatisi in Disgaea, Hour of Darkness. A coronare l'avventura non mancheranno mostri e personaggi della migliore tradizione fantasy, dai draghi ai succubi, passando per fantasmi, gargoyle, cat sabers, golem, cavalieri oscuri e altri ancora. Bentornati nel magico mondo di Disgaea. Il terzetto protagonista di questo sequel è quello composto da Laarl, Etna e Flon, che andiamo subito ad analizzare assieme. Il trio principe dell'avventura ha subito, rispetto ai capitoli precedenti, un leggero restyling. Per esempio, ora Laarl indossa dei pantaloni, sempre comunque rossi, non più degli shirts e guanti senza dita, mentre Etna abbandona la minigonna in favore di un paio di hot pants, e Flon si presenta nella sua versione angelo caduto, benché con un differente fiocco al collo e un altro bianco sulla gamba sinistra. Va da sé che Laarl, Etna e Flon siano anche tra i soggetti più cosplayati della saga intera, sia per i costumi vezzosi, sia per la peculiarità del terzetto che dà modo di esprimere sia costumi sexy che più castigati, ma comunque molto dolci e ben caratterizzati, come nel caso di Flon e ovviamente dell'eroe romantico per eccellenza rivisitato nella figura di Laarl dai folti capelli blu. In rete troverete infatti senza difficoltà costumi già pronti dei nostri eroi e con un po' di fortuna anche parrucche già acconciate e parte degli accessori. Buona caccia e come sempre occhio alla qualità! Questo ultimo capitolo introduce quattro personaggi nuovi di zecca. Iniziamo da Barbara e Xenolith. Barbara è un sexy cavaliere demone in armatura rossa e capelli verdi flip style, sostenuta dalla fazione demoniaca che la vorrebbe sul trono di Netherworld come legittima sovrana del regno al posto di Laarl. Nel suo entourage ricordiamo anche il gargoyle dorato Grosso, il golem distruttore Galungan e Rainier, uno spirito femmina dall'aspetto demoniaco che è stata la vecchia babysitter di Laarl stesso. Altra new entry è il misterioso demone dei capelli rossi, Xenolith, vestito con un lungo pastrano nero di pelle, arricchito di fibbie sulle maniche e un interno di pelo bianco che fa capolino dal bavero perennemente rialzato. Ma le sorprese non sono finite, perché arriva anche Sicily, che sembra essere proprio la sorella minore di Laarl, e una new entry che invece sembra la sua versione femminile, la gemella di Laarl. Sicily, capelli corti castano chiaro, tagliati in un caschetto asimmetrico e una curiosa pettinatura con due archi in testa e codino laterale fermati da fiocchetti azzurri. Il suo abito bianco, candido, senza spalline, ricorda chiaramente lo stile di Flon e scende scampanato in tutta una serie di rash che lasciano spuntare simpatici pantaloncini a sbuffo fermati anch'essi da nastrini celesti. Al collo porta un ampio foulard azzurro fermato sul petto da un diadema a forma di nuvola. E per finire Laarl Chan, alias la versione femminile del protagonista. Come lui ha capelli blu scalati lunghi e due ciuffi modello antenna che spuntano dalla nuca. Un'ampia fusciacca svolazzante rossa al collo a mo' di sciarpa, un bikini nero e rosso fiammeggiante, bracciali e lunghi pantaloni rossi, come il gemello appunto, sostenuti da un'ampia cintura nera borchiata e scarpe nere in pendant.
Insomma, se la saga di Disgaea vi stuzzica, non potete assolutamente mancare all'appuntamento con Disgaea Dimension 2 e lanciarvi in gruppi tematici cosplay con il terzetto protagonista, oppure con la versione maschile e femminile di Laarl, le fazioni demoniache e ancora, perché no, un gruppo completo con i coloratissimi personaggi del gioco.